Allo stand Puma, dove Puma con Sagem Wireless ha presentato il Puma Phone, come potete vedere è un full touchscreen. Partiamo subito dallo schermo: 2 pollici e 8, belli colori divertenti, questo rosso, del red carpet che possiamo riavvolgere e vedere quelle che sono le caratteristiche dei menu del telefono. Questa schermata è personalizzabile, qui invece abbiamo tutte le icone. Tra cui c'è anche quella col pannello solare, con il sole che ci dice quanti minuti abbiamo salvato di batteria utilizzando il pannello solare, e così anche le chiamate, la musica alimentata, i messaggi, il pannello solare nella parte posteriore, molto potente in particolare se si usa con un sole caldo, cioè in aereo ad esempio in montagna. Fotocamera principale da 3,2 con LED flash e zoom. Tutto assemblato molto molto bene, buoni materiali. Abbiamo poi slot micro SD per sincronizzare e ricaricare, bilanciere del volume, tasto dedicato alla fotocamera, altra fotocamera per la videochiamata, infatti un GPRS Edge quadribanda con connettività UMTS HSDPA. Dovrebbe arrivare sul mercato verso aprile con un prezzo massimo di 420 sull'open market. Vediamo quanto gli operatori con cui stanno facendo accordi lo commercializzeranno. C'è il navigatore satellitare, icone, gli utenti Puma riconosceranno le icone, sono le stesse che usano da qualche anno. Possibilità di screcciare i propri MP3. Lo schermo è di tipo capacitivo, però è una early version, quindi non perfettamente funzionante. Lo sarà, ci hanno promesso che lo sarà molto molto meglio prossimamente. Qui ci dà un riepilogo un po' delle funzionalità che abbiamo. Per cellularemagazine.it, Emilio Vignapiano con il Puma Phone.